Buongiorno a tutti, ci troviamo qui stamattina in compagnia di Emilio Guida, responsabile degli archivi storici di Castellabate. Buongiorno Emilio. Buongiorno. Da quanto tempo tu ricopri questa mansione? Vabbè, io mi occupo dell'archivio del Comune di Castellabate dal 2002, anche se ho iniziato effettivamente nel 2004 ad avere un progetto per la riorganizzazione dell'archivio. L'archivio da che anno parte? Da che periodo storico parte? Parte dal 1849, perché gli atti il comune inizia nel 1809. Però gli atti precedenti al 1849 sono stati dispersi, c'è stato un incendio all'epoca e si sono persi tutti. Però sono stati conservati i registri dello Stato civile, che vanno dal 1809 ai giorni nostri. Arriva l'archivio attualmente al 2014, cioè ho le carte fino al 2014, tutto l'archivio del comune. Nel tuo lavoro, quali sono le difficoltà più frequenti? Le difficoltà sono quelle di catalogare, soprattutto per la gestione degli scaffali, lo spazio che non è molto, che già sta finendo perché arriva sempre nuova roba, arrivano sempre nuove carte, quindi anche se il digitale sta sostituendo, il cartaceo rimarrà sempre quello essenziale. La prima volta che ti sei occupato dei documenti, qual era il loro stato di conservazione? Lo stato non era male, soprattutto i documenti che erano conservati a Castellabate capoluogo. Santa Maria c'era un po' di problemi di umidità della parte sottostante all'ufficio come era prima. Adesso è stato ripreso, rivalutato anche lo spazio sotto al comune, quindi sembra che la conservazione sia migliore. Per il resto non ci sono tanti problemi. In questi anni in cui stai occupando questa mansione, ti sono arrivate delle richieste particolari? Ho avuto molte richieste dal Brasile, soprattutto per quelli che richiedono le cittadinanze, quindi documenti storici dell'epoca. Però un'ultima importante è stata quella della caserma della finanza di Agropoli, che è stata intitolata ultimamente a un nostro concittadino, un constabile di Sessa. Quindi, avendo io nell'archivio i documenti di questo signore, morto in guerra, loro sono venuti dalla finanza di Agropoli a cercare queste carte, quindi mi sono messo a disposizione. C'è un documento che ti è rimasto impresso per la sua particolare rilevanza storica? Un documento che è importante, sono tutti importanti, sono carte dell'Ottocento, quindi che riguardano tutta la vita del comune di Castellabate. Ci sono un sacco di carte che riguardano l'emigrazione, gli emigrati dal 1884 fino al 1940, quindi, ma un sacco di documenti ti rimangono impressi, le varie delibere dell'epoca. Emilio, noi ti ringraziamo per la disponibilità. Vuoi dire un'ultima cosa? Ringrazio i ragazzi di WeStation Cilento. L'intervista è finita qui. Da WeStation Castellabate è tutto.